Ragazzi, questo è il mio rig, l'avete visto centinaia di volte sullo sfondo dei miei video, lo utilizzo sempre quando faccio le recensioni, insomma, tutto quello che suono sul canale lo registro utilizzando quello che vedete alle mie spalle, ma effettivamente non vi ho mai spiegato né come funziona né come l'ho cablato e oggi ho deciso di farlo perché proprio oggi è cambiato completamente il modo in cui utilizzo tutto questo, in meglio ovviamente secondo me, però facciamo una breve panoramica di come funzionava il rig prima di oggi, come funziona invece, come funzionerà da oggi in poi e vi illumino anche un po' sui collegamenti che ho fatto perché so che in parecchi di voi sono curiosi, non sanno come funziona una cosa magari un po' più complicata come questa, quindi brevemente andremo a vedere esattamente come funziona. Come ha funzionato tutto questo prima di oggi? Chitarra ovviamente con un cavo dritto alla pedaliera. La pedaliera andava con un jack collegata a uno dei tre amplificatori che sceglievo di utilizzare, uno soltanto ovviamente, quindi il cavo passava dietro il mobile e andava su uno dei tre amplificatori. Gli amplificatori che sceglievo, facciamo finta che usavo l'EVH, andava collegato direttamente poi all'aux, a cui poteva essere collegato un solo amplificatore per volta, e dall'aux poi si usciva direttamente con due cavi alla scheda audio, semplice ma scomodo allo stesso tempo perché ho tutti questi amplificatori, ma doverli utilizzare in questo modo è molto stressante, nel senso che se voglio utilizzare un amplificatore piuttosto che un altro, voglio fare dei test, oppure nella stessa canzone magari voglio registrare con due amplificatori diversi, dovevo ogni volta scollegare un ampli dalla presa elettrica, dalla pedaliera, dall'aux e ricablarne un altro completamente da zero, il che ovviamente richiede un sacco di tempo, devo spostare il mobile, andare dietro, scomodissimo, e quindi si perde un po' tutto la magia, la cosa bella di avere tre amplificatori. Sicuramente chi ha più di un amplificatore valvolare sa benissimo di che cosa sto parlando. Questo problema l'ho risolto grazie a KEC Audio Electronics, che produce uno switcher per amplificatori che mi permette di utilizzarli tutti contemporaneamente. Nel caso specifico io ho qua la CS4x4 che occupa lo spazio di un'unità rack ed è questo qui. Questo amp switcher, il 4x4, mi permette di collegare contemporaneamente fino a 4 amplificatori e fino a 4 cabinet nello stesso momento. Grazie a questo switcher, in pratica io posso utilizzare contemporaneamente tutti e tre amplificatori, li posso accendere tutti e tre insieme, collegarli contemporaneamente tutti e tre alla pedaliera e collegarli tutti e tre contemporaneamente anche all'aux. Per fare questo ovviamente serve una spropositata quantità di cavi che ho dovuto utilizzare per collegare tutto insieme contemporaneamente, e per fare questo devo ringraziare ovviamente Lab Audio Technology, che è l'azienda con cui sto collaborando, che produce cavi made in Italy, iper mega professionali, super custom. Vi lascio il link qua sotto in descrizione, tra l'altro utilizzando questo codice avete il 20% di sconto su tutti gli ordini che fate. Lab Audio Technology ha costruito dei cavi di potenza custom per permettere di collegare tutto insieme, sono dei cavi di potenza lunghi 3 metri, non è facile trovarli, sono meravigliosi, fantastici anche proprio al tatto, sono cavi veramente incredibili. Comunque vi suggerisco di andare sul sito per approfondire, insomma, e trovare tutti i cavi che loro producono. Vi spiego come funziona adesso il rig con al centro appunto la CS4x4, perché da ora in poi registrerò tutto in questa maniera. Si parte sempre dalla chitarra, si va sempre alla pedaliera, ma stavolta la pedaliera non è più collegata a un singolo amplificatore, ma va direttamente sul retro dello switcher. Il KEC ha sia un ingresso qui sul fronte, che non ho utilizzato per non avere cavi in mezzo, che uno posteriore, ed è quello a cui è collegato in questo momento la pedaliera. Al KEC sono anche collegati contemporaneamente i tre amplificatori, sia con un cavo che parte dall'input di ogni amplificatore, sia con un cavo di potenza che parte dal retro dell'amplificatore, che è quello che dovrebbe andare al cabinet. Invece di andare al cabinet, vanno tutti e tre direttamente sullo switcher. Dal 4x4 esce un solo cavo di potenza che va all'aux, potrei utilizzarne più di uno, fino a 4 per collegare 4 cabinet, in questo momento ho collegato soltanto l'aux, e da qui dall'aux andiamo direttamente, invece che in scheda audio, ho voluto fare le cose un po' più complicate, andiamo direttamente su Fractal FM3. Su FM3 ho tutti gli effetti, modulazioni, delay, reverb, insomma tutti gli effetti che mi interessano, e soltanto poi da qui in stereo finiamo dentro la scheda audio. Ok,
C'ho il fiatone a raccontare sta cosa. Ultima cosa importante che utilizzo del KIC, che secondo me è molto comodo, e sul retro c'è anche un'uscita tuner per collegare appunto un accordatore. E io ho collegato qui un'unità rack accordatore che è il Korg Pitch Black Pro, che è un accordatore rack normalissimo, gigante, così che ho sempre sotto controllo la situazione accordatura, anche mentre sto suonando. E tra l'altro, come vedete qua da questi quattro switchini, levettine, mi basta scegliere l'amplificatore che voglio utilizzare, il cabinet che voglio utilizzare e sono pronto. Adesso vi faccio ascoltare il rig così, vi faccio vedere come funziona il tutto una volta che è tutto perfettamente cablato e funzionante, e vi faccio vedere anche quanto è comodo e quanto è bello cambiare amplificatore, come se stessimo cambiando un pedale. Ok, è tutto cablato in questo momento, i tre amplificatori sono accesi, l'amp switcher è ovviamente acceso così come anche l'accordatore FM3, tutto è collegato, anche l'aux, e in questo momento stiamo utilizzando l'amplificatore numero 3, ho assegnato al 3, non so per quale motivo, il numero 3, il Marshall JTM45, che sostanzialmente è il mio suono pulito. Io lo utilizzo sempre completamente clean e utilizzo semmai degli overdrive per sporcarlo quando mi serve per il blues e tutto il resto, mentre modulazioni, in questo caso il chorus e il riverbero, provengono da FM3, che ovviamente è collegata, è esattamente lo step prima della scheda audio, come vi dicevo poco fa. Questo qui è il suono del JTM45 con del riverbero e il compressore, che però proviene direttamente dalla pedaliera, quindi l'unico pedale in questo momento acceso dalla pedaliera è effettivamente il compressore. Posso aggiungere anche ovviamente il chorus stereo. Se adesso voglio passare direttamente al Silver Jubilee, mi basta indicarlo allo switcher, cambiare il cabinet dall'aux. Fantastico il Silver Jubilee che gli avevo di, che rima incredibile che ho fatto. Passiamo per esempio all'EVH, quindi amplificatore 1. We'll be right back.
non c'è alcun rumore quando si passa da un amplificatore all'altro. Si possono utilizzare due cabinetti insieme, quindi se vogliamo utilizzare contemporaneamente aux più un cabinet ad esempio, o due cabinet differenti, si può fare. In più si può anche collegare una pedaliera MIDI, un controller MIDI, qualsiasi cosa, anche Helix, lo stesso FM3, qualsiasi cosa abbia la possibilità di comunicare via MIDI. È esattamente la stessa cosa di accendere o spegnere un pedale overdrive, solo che state cambiando testata valvolare. Nessuno degli amplificatori è in standby in questo momento, quindi sono tutti sostanzialmente pronti all'uso. Ed esistono anche una versione un po' più piccola, che è il 4x2, quindi 4 ampli e 2 cabinet, e anche una versione più grande, l'8x4, e della versione 4x4, credo anche dell'8x4, esiste la versione FX, dove è possibile collegare anche contemporaneamente tutti gli FX loop al KEC, non è il mio modello, questo non lo può fare, e avere un FX loop generale, quindi è come se voi abbiate l'FX loop di tutti gli ampli direttamente sul KEC, quindi ne collegate, che ne so, collegate il delay direttamente allo switcher ed è contemporaneamente in tutti gli FX loop. A me non interessa perché io collego in posto direttamente FM3 ed è un po' come se avessi gli effetti nel send return, non è esattamente la stessa cosa, ma insomma quasi la stessa. Se in casa avete più di un amplificatore, anche non valvolare, lo potete collegare assolutamente a questo switcher, quindi se avete più ampli potete fare un rig completo esattamente come l'ho fatto io. È super comodo, chiunque di voi abbia appunto più di un ampli sicuramente sa che casino è ogni volta dover cambiare, passare da un ampli all'altro, si perde gran parte del divertimento. Qua sotto in descrizione vi lascio il link al sito di KEC, quindi trovate tutti i prodotti là, e ovviamente vi linko anche il sito di Lab Audio Technology, il cui aiuto è stato fondamentale, perché ripeto, trovare questi cavi non è facilissimo, quindi se avete intenzione di prendere uno switcher del genere e vi servono i cavi, o semplicemente vi servono dei cavi immortali, super professionali, vi suggerisco di andare sul sito Lab Audio Technology e con il codice FDC20 avete anche il 20% di sconto. Sono dislessico, se avete una qualsiasi domanda sul rig, sul come funziona, non vi è chiaro qualche passaggio, vi invito a lasciare le vostre domande ovviamente qua sotto. In descrizione trovate il link anche per seguirmi su Instagram e spero di aver risposto ad alcune delle vostre più frequenti domande, mostrandovi un po' come funziona tutto questo. Tra l'altro da ora in poi sarà tutto quello che utilizzerò, quindi insomma più chiaro di così. Spero ancora una volta che il video vi sia tornato utile, vi abbia dato qualche idea, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!